Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. È con grande gioia che ho accettato l'invito di Don Giorgio a venire oggi in questa solennità del Sacro Cuore, tale per voi, che è anche la festa di questa comunità di Piano d'Orta. Ringrazio il Sindaco con tutto il cuore per la sua presenza, la sua accoglienza, anche il consigliere regionale, come tutti gli altri, la vice sindaco e naturalmente il coro, i catechisti, tutti coloro che partecipano alla vita di questa bella comunità parrocchiale. È una comunità trinitaria, sono tre, Musellaro, Bolognano e Piano d'Orta, ma come nella Trinità i tre sono uno, anche voi dovete essere uno, uniti nella fede e nell'amore. So che questo è il grande impegno anche di Don Giorgio, l'ho visto in tante occasioni, vedo come lavora bene anche con i ragazzi e i giovani, anche gli ha reso con la collaborazione del Comune disponibile quel bel campo di calcio che avete realizzato. Il Signore benedica tutto questo e benedica la comunità civile ed ecclesiale di queste, di Bolognano, di queste tre comunità. Invochiamo allora su tutti e ciascuno la luce, la grazia e la misericordia del Signore. Saluto anche naturalmente quanti attraverso Rete 8 ci seguono, ringraziando anche Rete 8 per questo servizio che ci consente di arrivare a tanti e di pregare con tanti che, come so da tante altre occasioni che abbiamo avuto, seguono per via televisiva o in streaming questi momenti. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, sorelle e fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, sorelle e fratelli, di pregare per me il Signore Dio. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie, Kyrie, eleison. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria e pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà. Ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, nemico Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, alla destra del Padre. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Santo, nella gloria di Dio Padre, amen. Nella gloria di Dio Padre, amen. Preghiamo. O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa che da questa fonte inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Osea. Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato, e dall'Egitto ho chiamato mio figlio. A Efraim io insegnavo a camminare, tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo. Sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira. Parola di Dio. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Cantate ed esultate, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. Attingeremo con gioia le sorgenti della salvezza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, a me, che sono l'ultimo fra tutti i santi, è stata concessa questa grazia: annunciare alle genti le impenetrabili ricchezze di Cristo e illuminare tutti sull'attuazione del mistero nascosto da secoli in Dio, creatore dell'universo, affinché per mezzo della Chiesa sia ora manifestata ai principati e alle potenze dei cieli la multiforme sapienza di Dio,
secondo il progetto eterno che Egli ha attuato in Cristo Gesù nostro Signore, nel quale abbiamo la libertà di accedere a Dio in piena fiducia mediante la fede in Lui. Per questo io piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ha origine ogni discendenza in cielo e sulla terra, perché vi conceda, secondo la ricchezza della sua gloria, di essere potentemente rafforzati nell'uomo interiore mediante il suo Spirito, che il Cristo abiti per mezzo della fede nei nostri cuori e così, radicati e fondati nella carità, siate in grado di comprendere tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e di conoscere l'amore di Cristo che supera ogni conoscenza, perché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. Era il giorno della Parasceve. E i giudei, perché i corpi non rimasero sulla croce durante il sabato. Era infatti un giorno solenne, quel sabato chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e l'altro, che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una lancia gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura: non gli sarà spezzato alcun osso. Ed un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Parola del Signore. Lode a te, oh Cristo. Carissimi, vorrei rivolgere una parola anzitutto a Don George. Questa parola è Nandri,
che nella lingua di Don Giorgio, che è il Tamil, che è in realtà una lingua molto antica e molto ricca di letteratura, è molto vicina al sanscrito, la lingua da cui derivano tutte le lingue indoeuropee, significa grazie. Quando sono stato a tenere il corso ai vescovi dell'India, 130 vescovi, dopo il corso tenuto a Bangalore sono stato nella diocesi di Tuticorin, che come sapete è gemellata con la nostra. Da una parte ho visto dappertutto i segni di questo gemellaggio, la città dei ragazzi, il villaggio per i lebbrosi, la sede episcopale, la catechesi, eccetera, e soprattutto ho ringraziato Dio per questo legame bello che da tanti anni unisce la nostra diocesi alla diocesi di Tuticorin. Uno dei segni di questo legame è anche la presenza di Don Giorgio in mezzo a noi, lo ringrazio tanto per la sua generosità, il suo coraggio, il suo entusiasmo. E al tempo stesso gli rinnovo la vicinanza e la preghiera, perché, come sapete, a causa del Covid ha perso delle persone a lui molto, molto care. Noi vogliamo pregare per loro e naturalmente per lui e tutti i suoi cari. Fatta questa premessa, che mi sembrava doverosa, vorrei riflettere molto brevemente sul cuore di Cristo. Oggi in questa comunità parrocchiale si celebra la solennità del Sacro Cuore. Non è la data liturgica, ma è legata alla tradizione e alla festa di questo popolo. Che cosa significa il cuore di Cristo? E perché è così importante per noi? Partiamo da un dato biblico. In ebraico la parola cuore si dice leb, ed è una parola centrale in tutta la Bibbia, perché nella visione biblica il cuore è il centro vitale della persona e si identifica con la persona stessa. Dunque, quanto c'è di più prezioso nel bene e quanto può esserci di più pericoloso nel male abita nel cuore. Infatti, i rabbini, che giocano spesso con le parole, dicono che leb è il contrario di bal. Bal è una espressione dell'ebraico piuttosto antico, che significa no. Ed essi dicono: solo nel cuore si può dire sì o no. Ecco perché il cuore è così decisivo. Un cuore che dice sì a Dio si apre a Lui e si lascia abitare da Lui. Un cuore che dicesse no si chiude a tutte le luci, le grazie, gli aiuti che il Signore può dare. E allora capiamo che il cuore è fondamentale. Ma se è fondamentale per noi, per aprire il nostro cuore a Dio e agli altri, e anche nella vita di Gesù, l'uomo Dio, il Dio fatto uomo per noi, che il cuore è centrale. Il testo del profeta Osea ci dice che il Dio che noi crediamo, il Dio che ha mandato suo figlio, è un Dio che ha un grande cuore, un cuore ricco e pieno di misericordia, di tenerezza e di pietà. Ecco la prima bellissima immagine. Il cuore di Dio come il cuore di un padre, di una madre, che non si dimentica mai dei suoi figli. Pensate che in ebraico la parola misericordia si dice rachamim, che significa letteralmente le viscere materne. Dunque Dio è come una madre, e come una madre ama di amore viscerale il proprio figlio perché lo ha portato in grembo e generato la vita, così Dio ama ciascuno di noi. Ricordiamoci sempre di questo cuore divino, di questo grande cuore, perché questo ci sosterrà nei momenti di dubbio, di prova, ci farà capire che non siamo mai soli, che c'è sempre un amore più grande che ci precede, che ci accompagna, che vuole costruire con noi il cammino di bene che siamo chiamati a realizzare per noi stessi e per gli altri, nella varietà delle storie, delle vocazioni che tutti noi abbiamo. C'è poi un secondo messaggio che ci viene dalla lettera di Paolo agli Efesini. Paolo ci dice non semplicemente che Dio ha un grande cuore, ma che questo immenso amore divino è venuto ad abitare in mezzo a noi.
ci presenta Gesù come l'amore incarnato di Dio. È la bellissima formula che usa Papa Benedetto nella sua enciclica Deus Caritas Est. Gesù è l'amore incarnato di Dio. Dunque Gesù rende presente Dio nel nostro cuore. Quando noi nella fede accogliamo Gesù, ci lasciamo amare da Lui, il nostro cuore viene colmato dell'amore che non conosce pentimento, dell'amore che sarà sempre fedele. E noi stessi, nonostante i nostri limiti, diventiamo capaci di amare. Quanto è importante capire questo. In ogni relazione della vita, perfino nelle relazioni, per esempio, con gli avversari, in politica ci sono tante relazioni con gli avversari, bisogna sempre ricordare questo, che l'avversario non è un nemico, è sempre un fratello da amare in Cristo, da rispettare e da aiutare a cogliere il bene, come ognuno di noi deve impegnarsi a fare altrettanto. Capite che in questa visione anche la politica diventa veramente un servizio al bene di tutti, in cui sforzandoci tutti di cooperare, l'amore di Cristo attraverso di noi può produrre grazia e miracoli. Dunque, un cuore grande, quello di Dio che ci ama, un cuore abitato dall'amore infinito di Dio, quello che Cristo è venuto a portare in mezzo a noi. Ma c'è un'ultima immagine che oggi la parola di Dio ci dà, un'immagine che è stata tanto meditata nella vita, nella fede, nella storia della Chiesa, ed è quella del costato di Cristo che, trafitto dalla lancia, fa scaturire sangue d'acqua. Secondo la tradizione, la lancia era stata portata da un soldato longino e addirittura la tradizione popolare identifica questo longino come un abitante delle nostre terre, sarebbe stato un frentano, veniva dunque da Lanciano. Ecco, perciò Lanciano si chiamerebbe così, perché è il paese del soldato della lancia che ha trafitto il cuore di Cristo. Non è un grande titolo di onore, ma noi rispettiamo le diocesi vicine, non entriamo nella materia. Quello che però ci colpisce è che il cuore di Cristo, trafitto da quella lancia, fa scaturire sangue d'acqua. Ed è una simbologia bellissima, perché nella Bibbia il sangue è la vita e l'acqua è la purificazione, la rigenerazione, la vita nuova. Dunque, da Cristo crocifisso scaturisce la vita nuova della grazia, quella che ci raggiunge nel pane e nel vino dell'Eucaristia, e scaturisce la grazia del battesimo. In altre parole, quanto più noi amiamo Gesù, quanto più viviamo uniti a Lui, tanto più la vita nuova di Dio scorre in noi, diventiamo capaci di credere, di sperare, di amare. E allora ecco la grande preghiera che oggi mi avete indotto a fare, proprio invitandomi a celebrare in questa data un po' insolita, perché fuori del calendario liturgico, la festa, la solennità del Sacro Cuore. La preghiera che si rivolge al cuore di Dio, gli dice: Signore, Tu che ami ognuno di noi di un amore infinito, Tu che sei il grande cuore, sempre pronto a cominciare di nuovo ad amare, perdonando e dando misericordia, aiutaci, Ti preghiamo, a spalancare il nostro cuore al dono della Tua grazia. Vieni ad abitare in noi, purificaci dai nostri peccati, rinnovaci con la vita nuova che soltanto Tu puoi darci e rendici capaci di amare al di là di ogni misura di stanchezza, nella fedeltà di ogni giorno, nel servizio che nella vita familiare, sociale, civile, ecclesiale ci chiami a realizzare. E fa che quel pane di vita che ci offri, quel sangue che nell'Eucaristia ci doni, e quell'acqua che nel battesimo ci ha rigenerati, siano sempre per noi la forza per iniziare in modo ogni giorno nuovo ad amarti, per vivere con fedeltà l'amore a cui ci chiami, per spendere la nostra vita al servizio tuo e degli altri,
in modo che sia piena di significato e di passione. Te lo chiediamo, Signore, per intercessione di Maria Santissima, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Carissimi, stasera in mezzo a voi c'è il Vescovo, il successore degli Apostoli, allora vi chiedo di rinnovare il sì della fede rispondendo alle domande che vi faccio sulla fede apostolica, sul simbolo apostolico. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore e Signore del cielo e della terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, che nacque da Maria Vergine, morì sotto Ponzio Pilato, risorse dai morti, è salito al cielo e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Sorelle e fratelli, il Signore Gesù ci ha rivelato l'amore gratuito e universale del Padre e dal suo cuore aperto ha fatto scaturire la sorgente di ogni grazia e benedizione. Allora insieme rispondiamo: per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, affidiamo a te il nostro cammino cristiano e la vita di tutta la Chiesa. Sostienici con la guida dei pastori, la testimonianza dei fratelli, la tua vicinanza nella preghiera e nella carità. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Signore Gesù, nel nostro mondo, che ricerca speranza e pace, fa brillare la luce della fede e la fiamma della carità, perché ci facciamo cariche gli uni degli altri, nel vivere quotidiano e nei drammi. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Perché ogni uomo della terra, purificato dal sacrificio pasquale di Cristo e immerso nel suo cuore colmo d'amore, sia in grado di comprendere quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità del dono ricevuto e sia ricolmo di tutta la pienezza di Dio. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Perché la nostra comunità parrocchiale di Piano d'Orta, che riconosce nel cuore di Gesù il suo celeste patrono, si faccia promotrice della salvezza sgorgata dalla croce e coltivi e promuova ideali alti di vita, di santità, e preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascoltaci, o Signore. Perché i bambini, i ragazzi, i giovani, le famiglie, gli adulti e gli anziani della nostra comunità parrocchiale sappiano riconoscere nel cuore di Cristo il modello perfetto dell'amore e si amino l'uno l'altro senza alcun rancore e ipocrisia con lui, come lui ha amato noi. Preghiamo. Per il mistero del tuo amore misericordioso, ascolta. Signore Gesù, che nel sangue e nell'acqua effusi sulla croce ci hai donato il tuo spirito e ci hai aperto le sorgenti della salvezza, liberaci dalla schiavitù del peccato, perché possiamo aderire a te, nostro Redentore, e portare ogni giorno il giogo soave del tuo amore, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
Sorelle e fratelli, pregate perché questo sacrificio mio e vostro sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva per questo sacrificio. Gloria e gloria del suo nome, per il nostro, per la sua santa Chiesa. Guarda, o Padre, all'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i peccati, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Innalzato sulla croce, nel suo amore senza limiti donò la vita per noi, e dalla ferita del suo fianco effuse sangue e acqua, simbolo dei sacramenti della Chiesa, perché tutti gli uomini attirati al cuore del Salvatore attingessero con gioia la fonte perenne della salvezza. Per questo mistero, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo senza fine l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Bruno, i presbiteri e i diaconi.
Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Con grande fiducia preghiamo come ci ha insegnato il Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo il regno, tua la potenza e la gloria sei sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con lo sguardo e con il cuore scambiamoci un segno di pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla cena, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Il sacramento della carità, o Padre, ci infiammi di santo amore, perché attratti sempre dal tuo Figlio, impariamo a riconoscerlo nei fratelli, per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo un momento, perché adesso Don Giorgio ci rivolge la sua parola. Cari fratelli e sorelle, questo è il momento di ringraziamento. Ringraziamo il Signore che si è degnato di venire in noi. Ringraziamolo per tutti i doni che ha fatto agli uomini. Ringraziamolo per il suo amore misericordioso per tutti coloro che ci hanno fatto del bene e promettiamoli di portarlo sempre con noi in ogni occasione della nostra vita. Carissimi, stiamo concludendo la festa patronale di Piena d'Orta in onore del Sacro Cuore di Gesù 2021. Purtroppo, a causa di questa pandemia, a 2 anni, ci sono tante restrizioni che sono rimaste soltanto la festa religiosa, ma siamo sentiti bene anche, siamo stati insieme le nostre preghiere questi giorni della Triduo. Ringrazio in particolare il nostro arcivescovo, Padre Bruno, per la sua gradita presenza in questa giornata di festa per tutta la comunità di Piena d'Orta. Il Signore che ci ha fatto dono della sua guida, del suo servizio di pastore nel cammino verso Cristo, speranza dell'umanità. Grazie, un grazie speciale a Don Andrea per la sua presenza, per la sua preghiera. Anche un grazie speciale a Don Gianni Sciora, perché ha messo a disposizione oggi il canale Rete 8 per noi a Piena d'Orta. Un ringraziamento sincero non può mancare all'autorità civile, al sindaco Guido Di Bartolomeo. La sua presenza ci ricorda, accresce il senso di appartenenza. Grazie a tutta l'amministrazione comunale di Bolognano. Grazie in particolare il nostro consigliere della regione di Abruzzo, Quirino Desta, un grande amico. Lui sta veramente impegnando, sta portando avanti il progetto della Chiesa di Piena d'Orta. Ci sono anche i segnali positivi, ci sono stati già. Voglio ringraziare tutte le persone che si sono impegnate per questo giorno, in particolare il coro guidato della Greta Ardito, i chiricheti, a coloro che si sono dedicati alla preparazione della liturgia, che hanno dedicato il proprio tempo libero per la riuscita di questa festa così importante per la nostra comunità. Ringrazio la Protezione Civile di Bolognano per la disposizione. Il mio grazie a quanti hanno partecipato e hanno contribuito alla buona riuscita delle giornate. Desidero ringraziare ciascuno e ciascuna di voi. Grazie a chi ha operato nei campi, negli ambiti più diversi. Grazie a chi ha dato il suo apporto, il suo contributo. Grazie a chi, nonostante tutto e tutti, continua a credere che sentirsi figlio amato di una comunità ne valga la pena. Per noi la vostra partecipazione è più bel ringraziamento. Concludo chiedendo a tutti voi di continuare insieme a camminare nell'amore, nella gioia, per rinnovare la volta della nostra parrocchia, per testimoniare concretamente il comandamento dell'amare, così come ha fatto Maria Santissima, anche tutti i santi in tutta la loro vita. Nel fare il ritorno delle nostre case, portiamo con noi la benedizione di Dio, custodiamo nei nostri cuori le parole di Gesù. Da questo tutto sapranno che siete i miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. Ho avuto fame, mi ha dato da mangiare, ho avuto sete, mi ha dato da bere,
Era forastiero, mi ha accolto. Era malato, mi hai visitato. Era in carcere e sei venuto a trovarmi. Ogni volta che hai dato un bicchiere d'acqua fresca al più piccolo dei miei fratelli, lo hai dato a me. Grazie e ringrazio il nostro comandante di Polizia Stradale di Piana d'Orta. Grazie in particolare a Rete 8, oggi hanno trasmesso questa messa, Santa Messa, la festa di Piana d'Orta, per vedere tutti gli abruzzesi. Oggi stanno guardando la nostra chiesa tramite questa canale 10 di Rete 8. Grazie a tutti voi, buone feste. Stavo appunto per dire che nei tanti ringraziamenti di Don Giorgio ci mancava il ringraziamento a Don Giorgio, perché veramente si spende con entusiasmo e generosità. Vi benedico tutti nella gioia di questa celebrazione raccolta, intensa, che però ha raggiunto certamente tante case, tanti cuori, ancora grazie a Rete 8, e la mia benedizione raggiunga tutti. Sia la benedizione del Signore che ci conforta, ci sostiene, illumina i nostri passi e ci rende capaci di amare come Lui ci ha amato e sempre nell'obbedienza alla Sua volontà. La Vergine Santa ci assista e ora accogliete la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore e gli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La gioia di Cristo sia sempre la nostra forza. Andiamo in pace. Prendiamo, grazie a Dio. Auguri e la Madonna vi accompagni tutti. Ciao, grazie. Pregate anche per me, io prego per voi.